Ciao da Amedeo, non c'è più solo Nvidia fra le GPU più richieste degli ultimi tempi? Sì, perché AMD si difende bene e propone delle schede video all'avanguardia come la Gigabyte Radeon RX 1700 XT Eagle, una scheda grafica dedicata principalmente al gaming della serie Radeon 6000. L'AMD Radeon RX 6700 XT si basa sul chip grafico Navi 22 che utilizza l'architettura GPU RDNA2. La scheda ha un fattore di format X, misura 282x113 mm, come potete vedere la piastra posteriore è in metallo e non solo conferisce alla scheda una forma estetica aggressiva e compiacente, ma migliora anche la struttura della scheda stessa garantendo l'integrità strutturale e un minimo di dissipazione termica in più. Il chip grafico Navi 22 della Radeon RX 1700 XT Eagle 12 GB ha un clock di 2424 MHz in modalità gaming e può accelerare fino a 2581 MHz in modalità boost. La GPU presenta 12 GB di VRAM GDDR6 e un'interfaccia di memoria 192 bit. Per il raffreddamento, Gigabyte ha implementato il sistema di raffreddamento ormai collaudato e conosciuto Windforce 3PR. È un sistema di raffreddamento che utilizza tre ventole da 80 mm con un flusso d'aria diviso dal bordo della ventola triangolare guidato uniformemente attraverso la curva a strisce 3D sulla superficie della ventola. La funzione 3D Active Fan fornisce un raffreddamento semipassivo, il che significa che le ventole rimarranno spente quando la GPU è sotto un carico a una temperatura impostati per i giochi a bassa potenza. Il pannello frontale della scheda presenta una varietà di uscite come due DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.1. L'HDMI 2.1 supporta una larghezza di banda fino a 48 giga al secondo e una gamma di risoluzioni e di frequenze di aggiornamento più elevate, tra cui l'8K a 60 fps e il 4K a 120 fps fino a 10K. Per alimentare questa scheda sono necessari un connettore PCI Express 8 pin e un connettore di alimentazione 6 pin. Il produttore consiglia di alimentare la nostra scheda almeno con un alimentatore da 650 watt. Arriviamo infine alle nostre performance. Iniziamo da Assassin's Creed Valhalla, che fa registrare ben 95 frame al secondo in media in risoluzione Full HD, che scendono a 73 in 1440p e solo 43 in 4K. È ben ottimizzato per la nostra scheda. Cyberpunk 2077, l'ultimo lavoro di CD Projekt Red, arriva a 77 frame al secondo in Full HD, 52 in 1440p e solo 25 in 4K. Insomma, come avrete facilmente intuito, si tratta di una scheda ottima per la risoluzione Full HD, un po' meno per quello che concerne il 4K. La trovate su bpmpower.com al link che vi riporto qui in basso. Vi invito a supportare ciò che facciamo se il video vi è piaciuto lasciandoci un mi piace e iscrivendovi al canale se ci volete particolarmente bene. Noi ci vediamo molto presto con altri video. Ciao e alla prossima!